Signore, grazie, perché anche questo è il modo in cui tu ci visiti. E dunque noi, anche nel nome di San Paolo, iniziamo la nostra visita pastorale. Beh, il motivo della visita pastorale è semplice, cioè, cos'è una visita pastorale? Letteralmente il pastore della Chiesa, in questo caso il Vescovo, fa visita alle comunità parrocchiali e altre comunità che fanno parte della arcidiocesi. È una visita di cortesia, anche. È una visita per capire, insieme alle persone che abitano la parrocchia, il territorio, cioè le nostre comunità, che sono lì presenti, capire come annunciare in questo tempo nuovo, in questi tempi nuovi, l'unica parola di salvezza che è Gesù. Cambiano i tempi, cambiano le stagioni, la parola rimane per sempre, però bisogna saperla ridire. E allora è una sfida continua, permanente. Ma tra i tanti motivi della visita è perché il Vescovo, che in questi 2 anni e mezzo circa già conosce un po' del territorio che compone l'intera arcidiocesi, vuole conoscere più in profondità, ma non tanto il territorio come luogo, ma le persone che abitano questo territorio, a cominciare dalle nostre comunità parrocchiali. È un incontro, nello stile sinodale, tra il Vescovo e le comunità. Il Vescovo vuole imparare anche delle comunità, perché conoscenze è anche imparare, e vuole anche nel suo porsi come Vescovo confermare nella fede, spingere la carità che dia forza alla speranza che ci portiamo nel nostro cuore. La visita pastorale si inserisce pienamente nel cammino sinodale ed è molto bello che questo tempo sia un tempo nel quale il Vescovo voglia un po' chiedere a tutti quanti che Chiesa ci aspettiamo, che Chiesa vogliamo per i prossimi anni. E i laici hanno una grande responsabilità da questo punto di vista, perché sono chiamati a contribuire non solo al successo della visita, ma anche appunto a questo rinnovamento necessario della Chiesa a tutti i livelli. È sicuramente un momento importante per la Chiesa Regina, per la nostra diocesi. È un momento di confronto, di relazione, soprattutto con il nostro arcivescovo, ma soprattutto con tutta la Chiesa. Come Istituto Superiore di Scienze Religiose rappresentiamo uno degli strumenti di formazione, necessità della formazione che è venuta fuori in questi primi anni di cammino sinodale. Dunque la visita pastorale, l'inizio della visita pastorale del nostro arcivescovo è sicuramente un segno di non solo di vicinanza, ma anche di sostegno e di aiuto in questo cammino di formazione. Peraltro la comunità accademica è ampia ed ha anche l'arcivescovo il moderatore, dunque diciamo rientra nella struttura della comunità stessa. Quindi l'intento, l'obiettivo è quello di fornire ancora strumenti per questa formazione che è stata richiesta come formazione permanente in questo cammino sinodale che ancora ci vede impegnati. Accogliamo favorevolmente e con grande gioia la visita pastorale del nostro pastore, perché è un segno di vicinanza a tutte le nostre comunità e anche si sottolinea il lavoro zonale che stiamo promuovendo sia all'interno del tempo sinodale sia nel lavoro che come Caritas stiamo svolgendo. Accompagniamo quindi questa visita con tutto il lavoro di ascolto zonale che la Caritas diocesana sta promuovendo, che ha promosso in questi anni e che proprio in quest'anno vuole fare. È un tempo di ascolto, è un tempo forte di condivisione. Ecco, in questi incontri, in questa visita, io vengo come vostro padre, ma anche come vostro fratello, e ci mettiamo tutti insieme, come comunità, insieme a me, a imparare da Gesù, consegnandoci i nostri doni, le nostre capacità. Ecco, in questo incontro che inizieremo nelle zone,
avremo alcuni temi che metteremo a fuoco. Anzitutto, che è una scelta preferenziale che abbiamo fatto, così come vi ho scritto nella lettera pastorale, è quella dei giovani. È un'urgenza, è una provocazione, ma è anche un impegno perché le nostre comunità possono vivere da qui a 50 anni, diciamo così, ma da qui anche a 20 anni. Sappiamo, ahimè, che l'emorragia che abbiamo attualmente dei giovani è veramente drammatica. Non è che noi possiamo trattenerli, però dobbiamo immaginare come comunità, interagendo con gli altri attori che vivono nel nostro territorio, a livello amministrativo, a livello sociale, a livello educativo, come immaginare insieme ai giovani, perché noi non possiamo, come dire, pensare per i giovani, ma pensare insieme ai giovani, quindi saranno loro a darci qualche input in più, quello che abita il loro cuore, quello che abita, cioè gli ideali che stanno nel loro cuore. Noi dobbiamo spingerli, certamente, ma ascoltarli. Quindi il tema dell'ascolto, che è un tema trasversale al nostro cammino sinodale, sarà al cuore, al centro di tutti i momenti della visita pastorale. Quindi dobbiamo abituarci ad ascoltare un pochettino di più i giovani, se ci stanno a cuore, e spingerli al meglio delle loro possibilità, offrendo in sinergia, ripeto, con gli altri attori che sono all'interno del nostro territorio, spingerli e proporre loro qualcosa di anche di particolare, di specifico, offrire opportunità nuove. Signore, grazie, perché ti lasci assimilare da te, e assimilando te noi cresciamo di te. Grazie perché ti fidi di noi. La nostra aspettativa è che attraverso la visita, almeno un frutto della visita, sia quello di crescere tutti insieme, ma certamente il laicato sul versante della responsabilità sociopolitica. E il cristiano è chiamato a essere pienamente inserito nella vita della città, e su questo abbiamo ancora tanta strada da fare. Il Vescovo ha molto insistito su questo negli anni, in questi due anni, anche nell'incontro con gli amministratori, e penso che la visita potrà essere anche utile per suscitare nelle zone questa nuova voglia di far crescere vocazione all'impegno sociopolitico. Molte sono le aspettative che i fedeli hanno con questa visita, soprattutto incontrare il pastore, raccontare le fatiche che si fanno nelle comunità in questo mondo ormai secolarizzato, soprattutto nella testimonianza della fede, ma anche la fatica del vivere la vera comunione. È una sfida, diciamo, anche ad intra, perché sono le nuove energie per la nostra vita comunitaria, parrocchiale e diocesana. E dai giovani, questo termine scelta preferenziale, in fondo l'ho ricavata da un'espressione che viene, diciamo, dal Concilio Vaticano II, ma che è stata rilanciata sostanzialmente nella sua affermazione dalla Chiesa italiana, ripresa dai pontefici ultimi: la scelta preferenziale dei poveri, degli ultimi, di chi non ha parola, di chi non ha diritti, tra questi, tra gli ultimi, gli immigrati, per esempio. E bisogna dire con gratitudine che la Chiesa Regina Bovese sta facendo veramente tanto per questi ultimi, troppo poco, sempre troppo poco rispetto all'oceano dei bisogni, però certamente questo è un altro tema in cui ci confronteremo e cercheremo di fare un passettino avanti. E poi l'altro tema cardine che abbiamo messo, diciamo, a tema nella lettera pastorale e rilanciati in questa visita, è quella della formazione, una formazione permanente. Abbiamo sempre da imparare, tenendo presente le esigenze del momento, le provocazioni che vengono dai nostri territori, alla nostra intelligenza di fede, ma anche alla nostra stessa umanità. E quindi quest'altro tema sarà, diciamo, centrale alle nostre visite. Quello che a me interessa in questa prima fase è un ascolto, ascoltare le persone che abitano questi territori, a partire dalle nostre comunità parrocchiali, perché da questo ascolto e dal loro ascolto nei miei confronti, ecco, possiamo insieme immaginare un cammino ecclesiale veramente sinodale a beneficio dei nostri territori. Oggi, tra l'altro, si porta a compimento la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. L'abbiamo vissuta in questi giorni
Io ho iniziato con la prima serata e quindi voglio ringraziare i pastori che sono qui presenti, ma che hanno dato possibilità, ospitandoci nelle loro assemblee. L'aspettativa è che ci sia una continuità. Noi non vogliamo che ci siano battute di arresto, perché confidiamo che la volontà di Dio si realizza attraverso i suoi figli, che vuole vedere una Chiesa di un solo cuore, di un solo spirito. Questa è la volontà di Dio. E concludo dicendo che l'Apostolo Paolo definisce il corpo di Cristo formato da tante membra. Ognuno di noi è una parte del tutto. Questa parte insieme completa il corpo di Cristo. E quindi stiamo perseguendo questo fine perché si possa realizzare il progetto meraviglioso che Dio ha per questa Chiesa qui in Calabria e ovunque. Siamo qui per, diciamo, come persone invitate a partecipare a questa apertura del Vescovo anche ad altri cristiani che non sono cattolici. Questa è, diciamo, una cosa che stiamo apprezzando molto, perché siamo ecumenici e quindi, diciamo, l'apertura ecumenica del Vescovo a noi fa molto piacere. L'aspettativa è che insieme possiamo pregare per la città di Reggio, per l'ambiente, per tutto quello che, diciamo, ci accomuna, perché in realtà noi siamo insieme e ci accomuna questo territorio che serviamo da parte del Signore. Quindi penso che insieme noi potremmo, diciamo, avere più incisività sul territorio. Se volete conoscere più da vicino così una visita pastorale, dovete essere presenti, mi riferisco naturalmente ai credenti che mi stanno ascoltando, con questa specificità. La visita pastorale si svolgerà in due tempi. Il primo tempo, che è molto più breve rispetto al secondo, è la visita nelle zone pastorali. Cominceremo in febbraio con la zona di Reggio Nord e così via via fino a dicembre. Perché questa scelta? Ci sono vari motivi, ma il motivo di fondo è perché impariamo come comunità parrocchiali ad aprirci un pochettino di più, a interagire, perché cari amici e care amiche, la prospettiva è quella. Non avremo più in avanti comunità parrocchiale con un parroco, ci dobbiamo preparare a questo, speriamo di no, ma dobbiamo, il trend è questo, ma soprattutto sapere dentro il nostro cuore, nella prassi quotidiana, sapere che siamo un'unica grande comunità, pur nella specificità delle comunità parrocchiali e nella specificità dei territori. Quindi valorizzando il territorio come ambito dove vivono varie comunità parrocchiali, il Vescovo impara a conoscervi un po' meglio e anche voi conoscete un pochettino più da vicino il vostro Vescovo. Già ci siamo incontrati in varie occasioni, ma la visita pastorale, diciamo, è la visita del Signore. Per noi cristiani è questa. Nonostante la presenza del Vescovo, nel segno del Vescovo, il Signore viene a visitarci, a consolarci, a spingerci a fare meglio di quello che già, grazie a Dio, stiamo vivendo e facendo le nostre comunità.